Chiediamo al colonnello De Caprio, erano tutti cattivi gli uomini con cui ha avuto a che fare in quel periodo con la mafia? Ma non lo so, non lo so se erano cattivi, però ho visto i loro occhi. E posso dire che per esempio Rina per me era soltanto un vigliacco. È una cattiveria, ma nei suoi occhi ho visto la paura e la viltà. Non posso considerarlo semplicemente cattivo, più vigliacco che cattivo. Ho visto gente povera, ho visto gli occhi dei mendicanti e delle vittime. E dai loro occhi nei loro occhi ho visto l'effetto della cattiveria. La cattiveria la vede la vittima. Quando arrivo io vedo la paura e la vigliaccheria delle persone che vedono la legge, che vedono la forza del popolo, la giustizia del popolo. E allora nei loro occhi quello che è aggressività con i più deboli diventa paura e vigliaccheria, mi fanno schifo. Invece negli occhi dei mendicanti, mi ricordo negli occhi di una prostituta violentata a Milano, ho capito la cattiveria degli uomini che hanno compiuto quelle azioni sulle vittime. Ho visto la cattiveria, quella diretta e la cattiveria sottile che crea alienazione nei disoccupati, che crea fame negli alienati, e ho visto anche la rabbia negli occhi dei ribelli che combattono contro un nemico invisibile che è il potere nella sua forme patologiche di Il potere ha una sua oppressione. cattiveria, secondo lei? Il potere è cattiveria, non deve esistere nessuna forma di potere, devono esistere forme di servizio. Quando noi pronunciamo la parola potere, affermiamo una cattiveria, una violenza, un crimine. Non deve esistere nessun potere, deve esistere servizio, forme differenziate di servizio e di assistenza e di sostegno del popolo e delle comunità che costituiscono il popolo. Secondo lei la cattiveria è la stessa cosa che ingiustizia? La cattiveria è ingiustizia. Sono forme diverse di ingiustizia, di abuso, di potere. Che di un uomo su un altro, prevaricazione. Il potere è il male, è una forma di violenza. Nessuno può esercitare un potere su un altro uomo, nessuno ha il diritto di esercitare un potere, tutti hanno il dovere di svolgere dei servizi per gli altri, se crediamo nell'uguaglianza e nella fratellanza, altrimenti sono oppressioni, forme di oppressioni diverse. Si è mai sentito vittima di una cattiveria? Magari tutte le questioni giudiziarie a cui ha dovuto andare incontro, da cui è uscito sempre poi a testa alta? No, io non mi sono sentito vittima di cattiveria in quanto persona. Io ho sentito dentro di me la cattiveria degli uomini bianchi quando hanno sterminato i nativi americani, quando ero piccolo. Ho avuto un meccanismo che ho interiorizzato quel dolore e ho combattuto come se rivendicassi i loro stessi diritti, come se fossero i miei. E quindi ho avuto il privilegio di sentire forme di oppressioni esercitate su altri come se venissero esercitate direttamente su di me. Mi sono sempre ribellato a questo, ho combattuto con tutte le mie forze, con tutte le armi che avevo, e anche senza armi. Poi quello che fanno su di me, le vicende che mi riguardano, non mi sfiorano perché sono le considerazioni fatte da persone che esercitano poteri, quindi sono azioni criminali, illegittime. Con questa comunità di aiuto ai ragazzi che hanno avuto dei problemi con la criminalità, sono anni che cerca di sostenerli. Ecco, anche loro hanno convissuto con la cattiveria nella loro vita. Sì, anche loro hanno convissuto con la cattiveria e con la bontà, come tutti noi. Loro sono nostri fratelli, sono persone che hanno fatto bene e che hanno fatto male, ma non è quello il problema. Il problema è, e la lotta è, insieme a loro costruire una comunità che si contrappone a una non comunità, che si contrappone a gruppi di potere, creare una comunità di popolo basata sui principi dell'uguaglianza e della fratellanza. L'uguaglianza è facile perché è una questione matematica, è difficile ma è facile.
fai i conti e dividi in parti uguali. La fratellanza è veramente difficile, perché vuol dire che tu doni e dai anche a uno che non se lo merita, o a uno che non gliene frega niente, che non collabora, ma questa è la grandezza di una comunità e di un popolo, e questo è l'Italia. Gli italiani sono un popolo di gente, come si dice, brava gente, gente buona. Gli italiani sono il mio popolo, sono i miei fratelli, e io li porto nel cuore, e sono la cosa più bella che esiste. Io sono andato in Cile tanti anni fa, dopo la fine del regime di Pinochet, per motivi di indagine, indagavo sull'omicidio di un mafioso. E lì ho visto persone lontane migliaia e migliaia di chilometri accogliermi come un fratello solo perché ero italiano, invitarmi a casa, rendermi degli onori che non dipendevano da me, ma dalla percezione che loro avevano avuto della grandezza del popolo italiano, del cuore del popolo italiano, dei valori e dei sentimenti. Questo non lo dobbiamo dimenticare mai. Ci dobbiamo emozionare quando parliamo del popolo italiano. Secondo lei una persona che è malvagia è allevata la malvagità? Ma io non lo so, io sono un mendicante, vedi, sono un combattente straccione. Io non ti so dare nessuna spiegazione, non so darti nessun insegnamento. Io ti posso dire quello che ho visto, ho incontrato la cattiveria negli occhi delle vittime, ma se tu mi dovessi dire esiste un uomo cattivo, io non sono in grado di dirtelo. Forse Dio ti può dire queste cose, ma io non posso dire che un uomo è cattivo, come non posso dire che un uomo è buono. Posso dirti quello che sento nel mio cuore, ma chi può giudicare un altro uomo? Poi possiamo dare le spiegazioni a tutto e possiamo etichettare tutto, ma io non sono in grado di farlo e non lo voglio fare. Un'ultima cosa, che cosa fa adesso il colonnello Ultimo dopo l'addio ai servizi? Combatte per i poveri, insieme ai poveri, cercando di diventare povero, combattendo la sua arroganza, la sua voglia di sopravvivenza, la sua voglia di dignità. Che cos'è l'arma dei carabinieri per il colonnello Ultimo? È la mia casa e la mia famiglia. Sono nato in una caserma, sono cresciuto in una caserma. Mio padre ha vissuto da carabiniere e è morto da carabiniere. Mia mamma è più carabiniere di me, come mia sorella, come le persone che ho conosciuto. Ma l'arma è il popolo, è un valore che il popolo ha dentro di sé, è una figura che ha creato il popolo. E noi abbiamo il dovere di interpretarla come il popolo se l'aspetta. A volte riusciamo, ci riusciamo a farlo, a volte non ci riusciamo, e per questo chiedo scusa al popolo. E ci riesce con la sua squadra di fedelissime, poche persone che l'hanno sempre accompagnata, non l'hanno mai abbandonata. Sono persone grandi, non sono degno di loro.